fatta a Roma. Quindi vi prego, tutte le forze politiche, tutte le forze di base, tutta la sinistra alternativa delle persone nel mondo che priva di diritti universali sono con forza che noi con questa logica. Siamo dritti, ma no. Poi vedrai quando si va da là. Dov'è? Siete di qui un momento? Presidente, di qua anche! Presidente! Presidente! La nostra speranza di poter essere noi i registi, in quanto la sorte ci affiderà la Presidenza dell'Unione nel secondo semestre del 2003, essere noi i registi per arrivare a un secondo Trattato di Roma che possa dare vita alla Costituzione europea che comprende in sé anche la Carta dei diritti. So you discussed a number of economic issues. The key question facing our people today is jobs and jobs of quality. And to get more jobs and jobs of quality, we need to emphasize employability, education, skills, and do so recognizing that the old ways of working will no longer protect jobs for the future. Per quanto riguarda la Convenzione europea, le nostre rispettive delegazioni sono al lavoro. Now, I can justify that very easily from a centre-left position, because a society with more jobs is a more just society. A society where people have education and skills is a fairer society. Others may justify it from different political positions, but I think that common agenda is important, and some of these old distinctions, left and right, are no longer, in my view, as relevant as they were maybe 30, 40 years ago. Grazie a voi, buon lavoro di cuore. I'd like to end by thanking the Prime Minister. Thank you. Grazie a tutti.